Allora ci sentiamo tutti un po' più nobilitati dopo questo nobile di Montepulciano Salcheto. Ora i fan di Marco chiedono anche forse regalo anticipato. So che Marco è generoso come artista insieme a Charlotte, che è un'altra artista, buon sangue non mente, si dice. So che siete entrambi generosi come artisti, il vostro pubblico vi reclama e vi acclama, però è giusto fare scegliere agli artisti qual è il momento giusto, no? Nel quale dedicarsi al pubblico. Noi per il momento, rispettando il copione e la scaletta, abbiamo annunciato che Enzo Gentile avrà il grato compito, come io avrò il grato compito al termine della serata di dedicarmi alla vendita dei libri, raccogliendo i soldi, ed è molto grato come compito, raccogliere i soldi e per il libro di Enzo Gentile, Lontani dagli occhi, e per il CD di Marco, La mia generazione. Ecco, dicevo, altrettanto grato sarà il compito di Enzo nel presentare, nel parlare insieme a Marco della carriera, no? Condensare 40 anni di carriera in pochi minuti, sappiamo benissimo, è impresa impossibile per chiunque, compito arduo, però... 40 anni. Quasi 40 anni, quasi, sei giovane Marco, ma io te ne do qualcuno in più, però dai, ufficialmente ti do là dentro, senti, il primo Sanremo, da quello che dicono le biografie ufficiali, è nel 1978, è il primo Sanremo di Marco Ferrari. Sì, pare proprio di sì. Pare, vediamo se conferma. No, dopo il vino sei uno... Quindi un vino Veritas. Allora, sì, diciamo così, vai. Parto, non mi sono preparato, però sono di nuovo un po' preparato. Allora, io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere alcuni artisti della musica italiana ai primordi del loro lavoro e proprio del mio. Quindi con Marco ci conosciamo veramente da 40 anni, che sembra veramente un'era geologica fa. Eravamo a metà degli anni 70, io ero piccolino e cominciavo a fare questo lavoro. E Marco è uno degli artisti che ho cominciato a frequentare ancora prima di conoscere la produzione. Avevamo degli amici comuni, passavamo delle serate insieme, io facevo il giornalista, facevo la radio, lui faceva il cantautore, il musicista, ma avevamo anche delle altre attività, partite di risico, cene, cose veramente insolite, soprattutto rimandano a un mondo, alla metà degli anni 70, in cui c'erano poche televisioni, pochi concerti, perché a Milano viveva una zona buia da questo punto di vista, e quindi si passava le serate davvero a fare cose insieme, ascoltare musica e dischi, insomma, e Marco era una di queste frequentazioni. Dopo naturalmente, professionalmente, mi sono occupato anche della sua produzione, però Marco a quel punto aveva già cominciato da un pezzo a fare musica, prima se ne parlava. Fin da adolescente la chitarra, la musica, il palcoscenico sono stati il suo pane. Il suo pane, che guarda caso è anche il titolo di un pezzo che sta per entrare in circolazione, un inedito che si aggiungerà in questo album La mia generazione come bonus nella ristampa La prossima avventura. Quindi questo pane che ci collega in 40 anni di storia, ecco che ritorna. Ma il pane, in quanto musica, per Marco è stato appunto suonare, cantare, anche in alcune band a trazione rock, in quella Milano degli anni fine 60-70, dove, si diceva prima, nelle cantine germinava la musica, perché erano i luoghi dove spontaneamente ci si trovava. Io andavo più che altro ad ascoltare, andavo magari al cinema, andavo a comprarmi dischi, altri invece di quella fascia di età cominciavano a fare musica e poi anche qualche disco. Uno dei primi dischi in cui Marco compare come componente, come partecipante, è un disco dei Balordi, di un gruppo che non so quanti ricordano, ma che attiene a un mondo, a un secolo, un millennio diverso da quello di oggi, e già a quell'epoca calcava le scene. Naturalmente poi la parte più significativa di carriera inizia nella seconda metà degli anni 70, quando a proprio nome, insieme a un gruppo di artisti che nascono proprio in quel periodo. Io ho altri amici che, come con Marco, hanno condiviso quella stagione,
Alcune foto sono in questo disco, Fabio Concato, Alberto Fordis, persone, Finardi, esatto, persone che hanno più o meno la stessa età, ma che hanno un'anzianità di servizio assolutamente identica, sì, sì, che hanno cominciato a incidere e a fare musica perché erano appassionati di musica. Qualcuno faceva la radio, qualcuno andava comunque nelle feste, nei movimenti politici, nelle scuole, eccetera, eccetera. Allora, è in questo modo che il radicamento, anche a livello di amicizia, si sviluppa. Non è solamente una frequentazione di un giornalista che intervista un artista che scrive i suoi album e commenta l'ultima canzone o guarda come è stato a Sanremo. C'è stato un accenno dell'altro. E in questi anni, naturalmente, questo tipo di gioco si è ripercosso e si è ripetuto e si è ribadito. Fino a questo ultimo album, che guarda caso ci ha visti di nuovo con un punto di contatto, che è quello di Herbert Pagani. Allora io volevo chiedere appunto a Marco come ha visto cambiare non tanto la musica, anche naturalmente come mestiere degli altri, ma per se stesso. Io so che personalmente un po' lo stesso spirito che avevo quando ho cominciato a scrivere sulle macchine da scrivere, quelle, ancora quei tasti in metallo, mi è rimasto. Adesso lo faccio magari sul tablet, il polpastrello è più veloce, ma il tipo di attitudine è rimasta la stessa. E volevo chiedere proprio questo, Marco, rispetto a quei 40 anni fa, non giochiamo più a Risico, ci troviamo a parlare di musica, ma com'è il tuo rapporto con questo mestiere, con questa passione? Grazie, non parlerò molto perché secondo me bisogna essere, rimanere bambini ed essere coscienti di essere semplicemente degli artigiani. Se tu hai questa concezione del tuo lavoro, di quello che fai, vai avanti, perché per essere un artista devi essere uno che vede la realtà, capisce, percepisce la realtà, che è molto dura, può essere a volte ti fa male, eccetera, eccetera, però nell'anima devi rimanere abbastanza ingenuo, devi vedere le cose sempre con positività, se no sei uno di quelli che parlano solamente negativo, vedono tutte le cose negative e non esprimi niente, perché per arrivare alla gente, per comunicare con le persone, devi mandare un messaggio, devi dare un sorriso, non devi dare una sberla, questo è il concetto. E seconda cosa, il fatto di rimanere degli artigiani significa che tu ami quello che stai facendo, usi le tue mani, non usi delle altre persone, usi te stesso, e in quel mettere la tua opera su quel pezzo di, in questo caso di musica, di voce, quello che è, ci metti quello che sei veramente. Ecco, secondo me questo è dal valore reale delle cose. E invece molti artisti, non per parlare male, ma un certo tipo di musica viene fatto un po' a tavolino. Voi sapete che ad esempio c'è il computer che da una parte ha facilitato tutta la vita, dall'altra parte l'ha complicata molto, e da un'altra parte ancora ha distrutto migliaia di persone che facevano musica, ad esempio, perché basta prendere un computer, schiacciare un tastino e fa tutto da solo. Naturalmente quando fai così, cosa succede? Che ti viene fuori una musica perfetta, però tu non sei in grado di valutare quell'artista, perché è una musica fatta dalla macchina. Quindi l'artista ci mette solamente la sua bella faccia, magari non ci canta nemmeno, perché ci sono le macchine che ti aggiustano l'intonazione, e alla fine l'arte, che cosa? Diventa una cosa che sterile, perché la gente non ama più quell'arte lì, perché non gli arriva. Ecco perché i cantanti, gli artisti di tanti anni fa sono quelli che si ascoltano ancora adesso, perché in quelle canzoni tu percepisci qualcosa di vero, non solamente in quello che si diceva, ma qualcosa che tu hai vissuto, che ti ha compenetrato, qualcosa che per te è stato importante, e quell'artista te lo sta dicendo e si configura con te. Quello che invece succede adesso per molti ragazzi è che, bene o male, purtroppo non per colpa loro, ma grazie alla tecnologia, sono costretti a non esprimersi. Faccio un esempio: ci sono, una volta a Milano c'erano tantissimi locali dove si suonava, no? Tu andavi dentro e sentivi il gruppo che suonava dal vivo. Quei ragazzi che suonavano dal vivo, passavano le ore in cantina a provare, diventavano bravi e poi si proponevano al pubblico. Lo scambio tra il pubblico e tra cui tu che sei sul palco e il pubblico che sta sotto il palco è una cosa che ti fa crescere, ti fa non solamente il fumo delle sigarette che una volta sfumavano tutti, ma gli applausi, ti fanno capire, ti fanno relazionare.
Adesso non c'è più questa relazione, non ci sono più locali dove si fa musica. Questa è una cosa gravissima. Andate all'estero, andate a Londra ad esempio, è pieno di locali dove tutti suonano. Arrivano questi inglesi e sono tutti bravissimi, suonano come delle bestie, e si esprimono, ti arrivano. Perché? Perché non sono stati davanti a un computer a fare musica, ma sono stati davanti alle persone. Ecco questo l'errore gravissimo che noi facciamo, non permettere ai nostri giovani di esprimersi tramite la musica, di sperimentarsi, di dare i luoghi dove suonare, perché sono tantissimi quelli che vogliono suonare, ma non hanno il luogo dove esprimersi. Noi invece siamo stati fortunati perché questi luoghi c'erano. Milano prima era un posto dove avevi tante possibilità per suonare. Io sono nato in quel periodo, sono nato a Como, e a 8 anni sono venuto giù dalla bella Val d'Intelvi, fantastici posti, eccetera, eccetera, e sono andato a vivere a Milano. E a Milano ho avuto la fortuna di conoscere il nascente mondo musicale. Ho cominciato a lavorare in tutte le sale di incisione perché, per mia fortuna e grazie a mia madre, avevo una bella voce che subito ha avuto subito successo nelle sale di incisione, e quindi sono diventato subito un vocalist praticamente corista. Ho prestato la mia voce a tutti i cantanti italiani degli anni 70 in poi. Se voi andate a vedere tutti i dischi che si facevano negli anni 70 in poi, c'è sempre dentro Marco Ferradini come vocalist, e lì ho affinato la mia capacità, la mia arte, mi sono divertito, ho anche guadagnato bene. E diciamo che ho avuto questa grande fortuna di venire a Milano, di trovare una città fertile da questo punto di vista. Ecco, erano altri mondi. Adesso noi non possiamo parlare di quello che sarà il futuro o per rimpiangere il passato, dico solamente che noi avevamo quest'anima dentro dello sperimentatore, del cowboy che va verso il West e non sa cosa trova, però c'è qualcosa che lo spinge ad andare. Adesso che cosa abbiamo davanti? E noi abbiamo una macchina che fa tutto per noi, e porca miseria, non c'è più niente da dire, perché c'è stato tutto detto, la musica è stata tutta detta, già scritta, già cantata, già interpretata. Ecco, ci sentiamo un po' orfani di qualche cosa. E secondo me non so se ci sono delle soluzioni. Io so che l'arte deve andare avanti, perché l'arte ci esprime, l'arte è quello che senza arte saremmo anche noi delle macchine, no? Quando torniamo a casa abbiamo voglia magari di buttare giù 2 righe, di dire qualcosa di nostro, di non essere solamente delle propagine del lavoro che facciamo. Per fortuna bisogna mantenere, secondo me, l'artigianità, l'artigianalità è una bella parola, perché solamente così riesci a esprimere qualcosa di veramente tuo, di concreto, che gli altri non hanno. Ultima cosa, io quando ero ragazzino suonavo, mi ricordo la prima data che ho fatto, la prima data è il Tricheco, il Corso di Milano, che era un locale bellissimo in Galleria del Corso. Allora arrivavano in quegli anni i cantanti inglesi, i gruppi inglesi. Questi erano delle bestie, arrivavano con queste chitarre che suonavano benissimo, e tu eri lì che dici porca miseria, come vorrei essere come loro, no? Per forza loro avevano fatto tanta strada. E allora noi italiani cosa facevamo da polli, qual eravamo? Mi ricordo, prendevo la chitarra e per far vedere che ero un figo cantavo le canzoni dei Beatles. Questi invece di dirmi bravo, mi dicevano ma perché non canti le tue canzoni? Queste le cantiamo noi. E io sono rimasto malissimo, perché ho capito che se io voglio fare successo devo cantare le mie cose, devo dare il mio grammo di particolarità, di diversità. Loro fanno già quella cosa, non devo essere la coppia di nessuno. Ecco perché la forza è insita nel credere in se stessi. Ecco perché dico ai ragazzi italiani, non ascoltate la musica straniera per fare quello che fanno loro, ascoltatela per imparare, ma tirate fuori qualcosa che avete dentro voi, perché se fate quello che già fanno gli altri non arrivate mai da nessuna parte. Chiuso il concerto, basta. Grazie. Ok, vai ad acqua? Ok, stai scaldando le corde vocali, stai scaldando per noi, immagino. Mi viene voglia. Allora, che facciamo Marco? Dopo il dolce, prima del dolce? After sweet, dopo il dolce. Ok, dopo il dolce, rispettiamo le esigenze dell'artista Marco Ferradini e anche dell'artista Charlotte. Siamo ansiosi, però 2 parole sul dolce io le spenderei, ho dato l'imbeccata, siccome hai detto sweet giustamente all'inglese. Questo dolce però è francese, croquembouche. Allora siamo poliglotti questa sera. Croquembouche, il sottotitolo della serata, la grande canzone d'autore italiana, potrebbe essere musica per il palato, lo abbiamo detto nel corso dei vari interventi. Questo dolce hanno iniziato a prepararlo per noi già ieri sera,
in quella cucina hanno preparato, sembra una stupidata, ma hanno preparato 600 bignè, micro bignè, perché sono dei piccoli, sono dei bijou, sono dei gioielli, e non è da tutti i ristoratori o da tutti i ristoranti preparare i bignè direttamente in cucina, molti li danno già pronti. Oltretutto, oltre alla mano d'opera che c'è di mia mamma che lavora in cucina, non tutti sanno che i miei genitori sono i titolari di questo ristorante, c'è stato il supporto indispensabile questo pomeriggio di Simone, che li ha riempiti ad uno con una crema pasticcera fantastica e li ha glassati col caramello perché devono essere croccanti. E vi svelo l'ultimo retroscena, poi li gustiamo, voglio anche io di dolce, insomma alla fine ci sta il dolce, no? Il dolce si infunde, si dice. E dopo il vino Veritas ci si infunde, giustamente, mi insegna Enzo Gentile. Allora dico, quasi per la prima volta nella storia di Mangia come scrive Cantù, io il gruppetto parmigiano, la sperduta pattuglia composta da Maurizio Marchinetti e Gabriele Maio di stadiotardini.it, che tutto filma e tutti fotografa, ecco, dicevo, siamo arrivati, strano ma vero, intorno alle 18.30, di solito abbiamo trafelati, in ritardo, sempre di corsa, alle 20.45 sul filo del rasoio, no? Sul filo di lana. Oggi abbiamo visto la preparazione, perlomeno io, loro no, perché erano impegnati, erano in altre faccende affaccendate. Abbiamo gustato anche la preparazione, per cui credetemi, questo dolce che potrebbe sembrare un banale bignè, non è un banale bignè, sono più, sono tanti bignè, piccoli, gustosi, cesellati per noi, da Simone e da mia mamma Alba. Arriva il croquembouche, grazie, arriva il dolce.